Siamo al Museo SMO, in quel di San Pietro a Natisone, e grazie alla Proloco, l'Istituto per la Cultura Slovena, stiamo realizzando con Borghi d'Europa uno o due giorni di informazione che è già iniziata ieri sera, diciamo così. No? Ecco, adesso il primo argomento, non poteva non essere così, voglio dire, sono le cubane. Cominciamo il viaggio all'ora del gusto, del buon e bello vivere. Vi presentate e raccontate un po' la storia e le caratteristiche della vostra cubana. Buongiorno, io sono Giovanni. Faccio parte della cubana Giuditta Teresa con la moglie, cerchiamo di portare avanti questo prodotto nel miglior modo possibile. L'unica cosa che forse si potrebbe, sarebbe meglio avere un consorzio che potesse portare avanti tutto l'insieme della cubana, non solo una o due cubane. Purtroppo siamo ancora in attesa che questo possa avvenire. Speriamo che anche questa manifestazione serva a cercare di portare avanti questo discorso. La cubana è un prodotto locale, che si parla addirittura del 1400, la storia di questo prodotto. Naturalmente noi qui nelle valli cerchiamo di farla sulla cubana tipica. Purtroppo abbiamo un'industria che fa delle cubane che ci chiamano cubane ma ci rovinano il mercato. Questo è un po' lo scopo della... Speriamo che anche queste iniziative servano a portare avanti questo discorso. È una cosa molto, almeno per queste zone, penso che sia una cosa importante. Poi saliamo verso il confine, no? A Pulfero, troviamo chi? La cubana Cedermas, io sono Dennis, il titolare che già da quattro generazioni porta avanti una tradizione di famiglia. Infatti è iniziato il mio bisnonno nel 1925, lui principalmente al tempo faceva il pane e la cubana veniva ordinata come da tradizione dalle varie famiglie per essere regalata ai parenti nelle occasioni, matrimoni, la festa del paese, eccetera. Al tempo addirittura gli ingredienti principali, come noci, nocciole o la grappa, venivano forniti direttamente dal committente e poi mio nonno confezionava le varie cubane. Poi piano piano la produzione è cambiata, ha iniziato a produrle con tutti gli ingredienti suoi e siamo arrivati ad oggi che insieme agli altri produttori portiamo avanti questa vecchia tradizione cercando di mantenere il più possibile viva quello che ci hanno tramandato i nostri padri e speriamo di riuscirlo a fare nel miglior modo possibile e di riuscire a fare in modo che quella che è la vera cubana non scompaia, ecco, perché ormai di prodotti alternativi e simili ce n'è sul mercato da tutte le parti che purtroppo non rispecchiano quello che è l'originale cubana. Continuiamo lo smoco, il nostro viaggio del gusto. Tanto per diritto di cavalierato, visto che non si usa più, cominciamo con la bellissima signora che ci ha raggiunto. Chi sei, come si chiama l'azienda agricola e soprattutto questa storia dello zafferano, via comune, diciamo così. Ieri sera abbiamo lanciato l'idea con la cooperativa di Conselice di fare un incontro nazionale con le nuove produzioni agricole, quindi bambù, melograno, zafferano, eccetera. Faremo quindi un incontro nazionale sulle nuove coltivazioni. Noi ogni anno dedichiamo lo spazio a questi temi. Quindi mi fa piacere che anche le valli della Tisone potranno esserci grazie alla vostra presenza. Nome dell'azienda agricola e racconto dell'azienda. Sono Venturini Angela e la mia azienda agricola si chiama L'Oro della Benecia. Sono una ragazza giovane, ho 28 anni e ho iniziato questa attività per passione. Volevo trovare un prodotto diciamo alternativo in un posto piccolo come le Valli del Natisone. Cosa che una volta, cioè le difficoltà della produzione e il prodotto dopo dove lo conferisci? Il prodotto lo lavoro presso casa mia, quindi ho fatto la sede a casa proprio perché comunque lavoro prettamente manuale,
e non ha bisogno, diciamo, di grandi attrezzature presso casa. E l'attività ce l'ho proprio qua, nelle valli, ovviamente, a San Pietro in Altisone. Ho un campo ereditato da famiglia e ho sfruttato. Esatto, era un campo abbandonato che nessuno faceva niente e l'ho sfruttato per la piantagione. Ultima domanda, lo vendi direttamente in azienda, lo conferisci al mercato, cioè qual è la linea commerciale, chiamiamo così, dai via? Ma diciamo che essendo all'inizio, diciamo che quest'anno sarà il secondo anno di vendita e di produzione ufficiale, faccio direttamente io la vendita, quindi al prodotto, al cliente finale che mi viene richiesto o a qualche piccolo ristorante di zona che sa della produzione e quindi mi richiede il prodotto. Quindi mi chiamo Andrea Tanda, l'azienda si chiama Fiora del Natigione, produciamo zafferano bio appunto nelle valli. L'azienda è partita nel 2016 e come spesso capita, insomma, ho recuperato un terreno abbandonato nelle valli. Via comune, voglio dire. Sì, diciamo che appunto nelle valli in generale non c'è una grandissima agricoltura specializzata, per cui tanti terreni sono recuperabili. Diciamo l'idea è partita perché io in realtà non sono valligiano, non sono neanche friulano, sono sardo, ho sposato una mezzo valligiana, mezzo friulana, quindi l'idea era quella di portare qualcosa tipico della Sardegna appunto nel territorio friulano, in particolare nelle valli. Qui la produzione era iniziata con un piccolissimo campo a Pulfero, abbiamo fatto un anno di sperimentazione, poi appunto siamo partiti e quest'anno avremo il terzo raccolto. Ripeto, il campo è stato preso in pratica a residuo zero, per cui ci siamo certificati come bio. Fondamentalmente appunto lavoriamo con la ristorazione, insomma, di medio alto livello, in parte col privato. Questo in estrema sintesi. Vi ricordavi che l'azienda agricola propone, lei è monocultura, diciamo, no? Tu invece hai anche altri. Allora, diciamo che in un'ottica di sinergia appunto con altri produttori delle valli, che secondo me questa è una chiave assolutamente fondamentale, abbiamo iniziato delle piccole sperimentazioni che quest'anno diventeranno produzioni di peperoncino e di carciofo. Poi io proprio recentissimamente ho fatto una collaborazione sempre con un'azienda biologica della zona di Udine per una pasta appunto aromatizzata allo zafferano. Quindi i componenti sono entrambi biologici, è una pasta trafilata al bronzo fatta col farro, quindi una produzione artigianale ma di alta qualità. Borghi d'Europa all'Istituto Sloveno della Cultura nelle Valli del Natisone. Tra i vari produttori che incontriamo oggi abbiamo i gubanai, adesso abbiamo le lumache, azienda agricola Corte delle Lumache. Lara, che sei la moglie del titolare dell'azienda, ci racconti un po' il perché e il come di questa azienda e sulle lumache. Allora, l'idea è stata quella di riportare alla cultura gastronomica un prodotto molto particolare e ormai purtroppo dimenticato, che è quello proprio delle lumache da gastronomia. Queste che abbiamo scelto sono lumache autoctone, quindi sono le stesse che potrebbero essere ritrovate in natura, semplicemente però per le leggi regionali e per altre problematiche anche legate all'inquinamento, in quanto le lumache amano purtroppo stare nei luoghi inquinati, si è resa necessaria in diverse parti dell'Italia questa possibilità di recuperare quello che è l'allevamento elicicolo a fini gastronomici. Senza l'inquinamento. Ovviamente siamo fortunati perché abbiamo l'opportunità di allevarle in un luogo che ancora ha un basso livello di inquinamento, insomma pare che sia fra i migliori in Italia, per cui insomma ci vantiamo anche di questa possibilità. Ecco, dicevo semplicemente che le lumache trovano i posti inquinati, per esempio dei canali, e loro si cibano, ecco perché carichi. La possibilità di allevarle permette appunto di allevarle in un ambiente che è controllato. Quindi sano. Due cose, com'è il mercato italiano delle lumache? Spiegaci un attimo nel tuo settore, se fai fiere, com'è un attimo, e dopo due parole sulla gastronomia, cioè a tavola.
Certamente. Allora, dal punto di vista della vendita, lo scopo che crediamo sia anche comune con altri piccoli produttori delle valli del Natisone è sicuramente quello di accorciare la filiera il più possibile. Quindi la vendita diretta non solo ai privati ma anche ai ristoratori, quindi diciamo... canale Rorica. Ok, permette appunto di sfruttare al massimo quelle che sono le possibilità di questo mercato e noi in questo senso, in questa porzione, noi ci inseriamo. Siete occupati del segmento di mercato, ok, e a tavola? Non abbiamo problemi fortunatamente perché essendo un prodotto di nicchia è evidente che riusciamo per ora insomma a vendere completamente il prodotto. Due cenni sulle lumache a tavola? E cenno nel senso che noi riusciamo a venderle sia al canale privato, dicevo, e sia ai ristoratori. Evidentemente i ristoratori porteranno avanti quelli che sono i piatti della tradizione, perché non tanto nelle valli del Natisone, ma spostandosi un po' dove non c'erano nel periodo della guerra possibilità di mangiare, quindi possibilità di avere grosso quantitativo di alimenti, le lumache andavano molto di moda. Questa attività, questa tipologia di cibo si è anche riscoperta nelle valli del Natisone, dove alcuni ristoratori propongono quindi ricette tradizionali o anche ricette tradizionali un po' rivisitate in chiave moderna. Quindi comunque il territorio parla e quindi sempre quello che interessa a noi Borgo d'Europa, quindi lumache, territorio, e grazie a Lara, al Corto delle Lumache, e proseguiamo i nostri incontri. Grazie. Proseguono gli incontri di Borghi d'Europa all'Istituto Sloveno di Cultura nelle Valli del Natisone. Ora parliamo di vino, che è un elemento portante dell'agricoltura friulana, siamo nei Colli Orientali. Adesso vedo Stanig, perché giustamente io da buon veneto direi Stanig. Schioppettino di prepotto è la prima cosa, però oggi cosa presentiamo? Francesco, il contitolare dell'azienda agricola. Buongiorno, sono Francesco, contitolare dell'azienda agricola Stanis Fratelli, che è situata a Prepotto. È un'azienda a conduzione familiare, si estende su circa 10 ettari di vigna, in cui produciamo 10 varietà, il 60% di vini bianchi e il 40% di vini rossi. Come diceva prima, lo Schioppettino di Prepotto è il nostro, diciamo, cavallo di battaglia. Oggi vi presento la ribolla gialla spumantizzata, in versione un po' differente da un prosecco, che viene fatta da mosto e non da vino. Quindi la differenza è che i zuccheri non vengono aggiunti, ma vengono lasciati naturali in autoclave. Viene lasciato 3 mesi sui lieviti. Quindi il vino al lattimino è leggermente più fruttato e le bollicine molto più fine. È una versione extra dry. Adesso facciamo la... Quindi una bella persistenza della bolla, presumo, no? Tutto live. Poi comunque Francesco, intanto si diceva oggi, oltre a quello, lo Schioppettino di Prepotto, che è un tuo must, e anche ho visto la Malvasia, due parole sulla Malvasia anche. Allora, diciamo che oggi presento questi tre vini, tutti e tre autoctoni, Ribolla Gialla, Malvasia Istriana e lo Schioppettino di Prepotto. Anche la Malvasia Istriana è un bel vino sapido, molto speziato, questa nota molto particolare che si abbina molto bene con i nostri piatti, non solo friuli ma anche fuori dal Friuli, e praticamente con il pesce, e quindi è un vino che negli ultimi anni sta andando tantissimo e siamo molto orgogliosi di proporlo. E due parole sullo Schioppettino di Prepotto, perché è proprio un vino molto bello, oltre al Picolit che poi lo farai, però ci concentriamo su quelli di oggi. Lo Schioppettino di Prepotto, a differenza dello Schioppettino Colli Orientali, ha un disciplinare molto più restrittivo. Cosa vuol dire? Lavoriamo a 70 quintali ettaro invece di 110, deve avere un affinamento minimo per 12 mesi in legno e non può essere venduto prima di 2 anni, quindi viene fuori un vino molto elegante, personale, a questa nota speziata, che si abbina molto bene con i carni delicate. Quindi un vino impegnativo, esigente, però allo stesso tempo elegante. Molto elegante, sì, è un vino che io dico sempre che ha i tannini molto vellutati, un vino che bevono le donne. Bene, e adesso assaggiamo e terminiamo qua. Grazie a Francesco dell'azienda agricola Stanig e alla prossima. Bene, siamo allo SMO. E non poteva mancare in questa mattinata dedicata alle valli del Natisone una dedica.
all'associazione tra ristoratori e agriturismi, perché c'è tutto dentro, no? Me l'hai detto prima, quindi non sto raccontando bugie, invito. Cosa presentate oggi? Qual è l'associazione? Allora, l'associazione è un'associazione tra vari ristoratori locali delle Valli del Natisone che da ben 28 anni propongono due manifestazioni, la manifestazione d'autunno, che è la più famosa, e più recente è uscita la manifestazione Invito a Pranzo Primavera. Nell'invito a pranzo di primavera si dà molta importanza alle erbe spontanee, ai prodotti, comunque sono sempre presenti i prodotti delle Valli del Natisone. Adesso dimentichiamo che sei la presidente di Invito e veniamo alla trattoria da Walter, ad Altana. Chi siete, cosa fate e cosa presenti oggi? Allora, noi siamo ad Altana, in comune di San Leonardo, ed è una piccola trattoria a conduzione familiare. Abbiamo soltanto una trentina di posti. Oggi presento una crema di ortiche assieme a dell'orzo perlato. Io sono già venuto da te, come andrò anche in tutti gli altri posti dove non sono stato fino adesso. E si mangia bene, dai, via. Ma non perché siamo qua in televisione. Io vengo fuori da Veronelli, se una cosa non mi piace sono abituato a dirla. Quindi non preoccuparti che se avessi mangiato male lo avrei riferito, non è un problema. Anche perché non si fa valorizzazione se non c'è qualità, secondo me. Ecco, questo così. Le prospettive? Dove vai? Dove va Walter? Ma noi pensiamo, continuiamo a mantenerci così, non è che abbiamo grosse prospettive, perché ormai siamo, insomma... anche il fardello della presidenza, ma vabbè, dai. Sì, questo è un po' un fardello, ma anche un piacere, perché ho visto che il gruppo si è compattato, abbiamo cominciato a lavorare bene insieme, questa è una grande soddisfazione, penso, ma per tutta l'associazione. Anche essere qua presenti oggi in sei è sicuramente un punto di arrivo, anche perché oggi... Viene l'altra persona, la intervistiamo. Sì, cioè l'invito a pranzo di primavera parte effettivamente con oggi, quindi anche... Siamo giusti proprio, insomma. Sì. Una dedica, grazie. Secondo colpevole, chiamiamo così, no? Taverna Fiorita in quel di Vernasso. Chi sei? San Pietro. Chi sei, cosa fai e cosa proponi oggi? Allora, sono da un anno che ho in gestione la Taverna Fiorita, in comune di San Pietro, a Vernasso, il locale storico delle valli, che è stato chiuso ultimamente, gli ultimi anni era chiuso, adesso l'ho riattivata cercando di tener conto dei prodotti del territorio, valorizzando quello che abbiamo, la nostra ricchezza, diciamo, no? I prodotti, le erbe, le specialità, no? Niente, propongo oggi un gnocco di ortica in cestino di Montasio e un risottino con le erbe e fiori. Quanto è difficile distinguersi? Quanto è difficile distinguersi nella cucina? Cioè, dare un'impronta personale locale? È difficile in questo momento, perché bisogna curare la qualità, il prezzo naturalmente. E... Visto che i prezzi però di Invito alla Primavera sono buonissimi. Buonissimi, sì. Però far conoscere, avvicinare la gente, non solo del luogo, ma anche delle zone limitrofe, non è così scontato. Ecco. Auguri. Terzo appuntamento, Rifugio Pelizzo. Dove siete? Cosa fai e cosa proponi? Allora, siamo sul Monte Matayur, che è un po' la montagna simbolo delle valli. Il rifugio è, diciamo, dove finisce la strada, quindi un posto particolare. È una scelta anche esistenziale andare lassù. Sì, anche. Infatti, diciamo, è una gestione familiare. I miei genitori hanno iniziato una trentina di anni fa e quindi... E anche noi, insomma, collaboriamo, i figli, continuiamo a portare avanti, insomma, l'avventura, e anche noi la nostra cucina è impostata su, diciamo, un incrocio tra mia madre, che ha la cultura carnica, e la cucina locale delle valli. E la particolarità è che usiamo molto, ci piace usare molto le erbe, molto anche i prodotti del territorio. L'invito a primavera arriva proprio giusto. Esattamente, quindi è azzeccato. Cosa proponi oggi? Infatti proponiamo la frittata con le erbe, in particolare... Noi nel Veneto lo chiamiamo la frottaia. È un modo di dire. Certo. E in questo caso l'abbiamo fatta con il Kallium, che è una pianta...
Callio, che una della stessa famiglia che usavano una volta per cagliare il latte, inoltre i fiori di rosmarino e le violette, quindi questa è una particolarità, un esperimento diciamo primaverile, una versione primaverile della frittata. Chiaramente voi non siete su una strada di grande passaggio, quindi vi si sceglie per venire a sì, mangiare. Sì, bisogna venire, il Mastaiur comunque è un'attrazione, però sì, bisogna volerci andare per arrivare. Complimenti, siete fra i resistenti, no? si dice così. Grazie. Altro appuntamento, altro giro di boa, diciamo. A parte che c'è anche un ristorante che si chiama Giro di Boa, che però era via in questi giorni. Vabbè, lo andremo a sentire. E adesso invece chi sei, cosa fai, cosa proponi? Allora, io sono Giulia e gestisco Vartacia, che è un locale sempre in zona Mastaiur, però non siamo in alto come il Pelizzo. Siamo un po' a metà strada e in zona di passaggio. Un po' perché si fermano prima per venire a te. Esatto, oppure ci aiutiamo, nel senso che... Era una battuta, ovviamente. Bene, e noi abbiamo sempre affettati, pane fatto in casa, tante volte appunto è una zona di passaggio, quindi cerchiamo di avere dei piatti semplici. E di tipico abbiamo sempre gli slicniaki, che sono tipo degli gnocchetti fatti di acqua e farina al cucchiaio, che condiamo con vari sughi, selvaggina, frico, le erbe. E soprattutto in questo periodo. In questo periodo esattamente le erbe, lavoriamo molto con le ortiche, l'aglio orsino e comunque poi le... L'aglio orsino è diventato veramente un esatto. Oggi lo propongo infatti nel piatto con un manzo. Allora, questo è un manzo rosa. Con una maionese fatta in casa con l'aglio orsino. Industriali non c'è niente, voglio dire. Insomma, non si può, va bene, d'accordo. Okay. No, la carne cerchiamo anche qui di collaborare con produttori locali e quindi di avere comunque carne allevata principalmente al pascolo. E clientela? Clientela, tanti sportivi. Tanti ragazzi che insomma vanno a camminare, vanno a correre sul Mastaiur. Il sorriso ti va bene? Sì, sì, va bene, insomma. Va molto bene. Sono un po' ottimisti. Grazie, comunque verremo a trovarvi tutte e due, perché nel prossimo stage dove non siamo stati passeremo. Adesso finiamo questa prima parte, no? Allora, è uno degli agriturismi, perché questa associazione dà spazio sia ai ristoranti che agli agriturismi. Dici pure chi sei, cosa fai e cosa proponi. Cioè, io so già chi sei, cosa però. Mi chiamo Caterina, e della Casa delle Rondini, che è un agriturismo che trovate a Stregna, nella terra di castagne, nella piccola frazione di Dughe. Oggi presentiamo le marve, un piatto legato alla tradizione delle nostre valli ed è molto, diciamo così, radicato proprio nella zona di Tribil Superiore, insomma in quelle frazioni di montagna. Il marve è una parola del nostro dialetto sloveno che significa briciole. E sostanzialmente veniva fatta una pastella, diciamo, no, di latte, uova e farina, a cui si aggiungevano le erbe fresche del momento. Sì. Maggio è per mese, diciamo, è il mese per eccellenza, no, dove le erbe che sono ancora giovani sprigionano un po' i loro profumi e quindi anche il loro gusto. Veniva preparato solitamente come merenda nel pomeriggio e le donne di casa lo servivano in una ciotola dove, diciamo, tutta la famiglia lo mangiava così, insomma, dalla stessa ciotola tutti insieme. Ma una particolarità, oggi le facciamo assaggiare nella sua versione salata, però per i bambini, per accontentarli, mettevano un po' di zucchero, esatto, mettevano un po' di zucchero al posto del sale, quindi diciamo così era un modo di... Ma è vero che siete una bomboniera? In che senso? Dicono che è molto, molto accogliente. Sì, diciamo è un posto così, a una terrazza panoramica in un punto dove, diciamo, no, si vede sia davanti a sé la frazione di Tribil Superiore, e abbiamo appunto i nostri prodotti. L'edificio era una stalla fino a 10 anni fa, poco più, perché diciamo noi abbiamo aperto. Un recupero di funzione. Cioè. Esatto, infatti la Casa delle Rondini è arrivato, questo nome è arrivato proprio così, perché nella parte superiore, che è ancora fienile, perché noi appunto, certo, avendo stalla, abbiamo bisogno di stoccare il fieno, ci sono ancora i nidi delle rondini che ogni anno tornano a trovarci ancora. Dovremmo trovarti di sicuro. Valli nella Tisone, Istituto Sloveno della Cultura, continua i nostri incontri con produttori locali di questa terra straordinaria e terra di confine. Ora presentiamo il dolce. Caterina, di invito a pranzo. Ah no, non è Caterina. Vabbè, due parole sul...
su questo piatto che è molto complesso, che c'è anche lo zafferano, che abbiamo nelle interviste precedenti abbiamo capito essere una risorsa importante del territorio. Ci spieghi due parole e poi ci spieghi un attimo invito a pranzo. E grazie per la qualità dei piatti. Grazie a voi per questa opportunità. Questo è il dolce presentato dal Agriturismo Monte del Re. Siamo a Clenia, nel comune di San Pietro Latisone, in collaborazione appunto con l'azienda del Fiore del Latisone, di cui qua abbiamo Andrea, che produce zafferano e che è uno degli ingredienti di questo piatto. Assieme a dei semi di vaniglia viene servito con una composta di fragoline di bosco e abbellito il piatto con i fiori essiccati dello zafferano. Un po' di scena. L'agriturismo Monte del Re oggi non è presente assieme a noi perché aveva un altro impegno, però appunto ci teneva a presentare questo suo piatto e ad essere attivo, no, in questa occasione, e sottolineava il fatto che anche questo piatto è frutto anche di una collaborazione con l'associazione Autismo FVG. I ragazzi di questa associazione hanno aiutato nella preparazione di questo dolce, quindi è comunque un bel momento e anche una bella iniziativa dal punto di vista. È un impegno anche sociale, sì, certo. E per quanto riguarda Invito a Pranzo, è un'associazione che raduna una quindicina di ristoratori delle Valli della Tisone che già da più di 27 anni ha costituito questa associazione che lavora sul territorio. Ci sono stati ovviamente, come spesso succede, insomma, degli avvicendamenti, no, fra i soci di questa realtà, che però insomma ci tiene a proporre, a continuare a portare avanti le tradizioni tipiche di questa area del Friuli. Comunicare con i piatti l'eccellenza territorio, i singoli ingredienti, qui in questo caso sempre lo zafferano, perché abbiamo qui uno dei numeri titolari. Ingredienti nuovi, insomma, delle cose innovative, ma che però riescono a dare quel valore aggiunto, insomma, pur restando così i piatti radicati un pochettino alla tradizione. Bene, ti ringrazio Caterina, ringraziamo il nostro amico dello zafferano per presenza. Adesso è il turno del dessert, insomma, lo assaggiamo. Grazie e alla prossima. Borgo d'Europa, Valli della Tisone, ora è il tempo delle mele, proprio, il tempo delle mele. Signor Dujan, grazie per essere qui, azienda agricola La Zeuca, ho detto giusto? Ok. Due parole sull'attività e sulle mele, che le abbiamo viste prima, sono belle da vedere e anche buone, chiaramente. Sì, l'azienda agricola La Zeuca fa una quarantina di qualità di mele, compresa La Zeuca, che è la mela autoctona delle valli. Una varietà, ok, perfetto. Sì, sì, è proprio la mela autoctona originaria delle valli del Natisone. Oltre a noi ovviamente ci sono altri tre produttori, tra cui uno che fa il biologico. Oltre alle mele facciamo anche ciliegie, pere e susine. Abbiamo un punto vendita all'inizio delle valli, che è un chioschetto, e basta, insomma. È uno, diciamo, dei comunque prodotti che arricchiscono questo territorio veramente bello e ricco di prodotti piccoli che meritano di essere comunicati o visitati in occasione come oggi, no? Sì, esatto. Direi, per valorizzare il territorio. Ovviamente non abbiamo una produzione grande perché non ci sono le condizioni climatiche come nella bassa friulana, che dove puoi avere impianti ben strutturati, però ce la caviamo, insomma, abbiamo un'ottima qualità e andiamo avanti con quella. E su quella bisogna puntare. Benissimo, grazie Dujan. Alla prossima. Thank you.